Grazie Presidente, questa importante delibera dà finalmente attuazione, appunto, come ha detto anche l'assessore Cafarotti, all'intento della sindaca di marzo di voler diciamo, ridurre la COSAP del commercio su Repubblica. Si è lavorato costantemente cercando di districarsi tra i vari decreti legge presentati dal governo, per trovare la formula più corretta per poter dare appunto sollievo al commercio sulla pubblica in questo particolare momento e credo che alla fine, insomma, se l'Aula lo vorrà, oggi finalmente potremmo dare un importante contributo al settore. E, sicuramente c'è da dire che il sacrificio di Roma Capitale per i mercati sicuramente è un sacrificio che non è solo commerciale ma anche sociale. Abbiamo sempre rappresentato la funzione sociale dei mercati, rappresentata e riconosciuta anche dagli stessi cittadini. E detto questo, invece è stata necessaria un'interlocuzione, come diceva sempre l'assessore Cafarotti, con il Ministero di Economia e Finanze per capire meglio, per comprendere meglio la conversione in legge, o meglio l'emendamento che nella conversione in legge è stato presentato in Senato, che voleva riconoscere negli intenti al commercio sulla pubblica, settore posteggi fuori mercato, un uguale beneficio, un simile beneficio. Purtroppo era stato formulato male e noi subito come Commissione abbiamo convocato gli attori in gioco perché verificassero appunto con il Ministero dell'Economia e Finanze la formulazione dell'emendamento e poi quindi il potenziale ristoro da parte del governo a Roma Capitale di questi contributi. Ci siamo riusciti, è un successo di tutti, che tutti possono condividere perché è importante che su questi provvedimenti siamo tutti compatti perché forse uno dei settori più in crisi in questo momento è la ristorazione e le attività produttive ricettive. Quindi è un segnale di vicinanza che facciamo come amministratori a nome dei cittadini che ci hanno eletto. Questo penso che sia veramente un momento importante e ringrazio tutti coloro che hanno contribuito e contribuiranno poi a dare sollievo alle attività produttive già in grande sofferenza. Grazie Presidente.